Un altro lunedì di rabbia dedicato alla conta dei danni, anche questa volta incalcolabili. Quello ambientale è inestimabile e ci verranno anni affinché possa essere smaltito. Ancora Campomarino, ancora una domenica da dimenticare. 53 ettari di macchia mediterranea in fumo, in cenere, i due lati della Statale 16 e parte di Bosco Fantine. Peggio di domenica scorsa, ha sentenziato il presidente della regione Donato Toma dopo il briefing di ieri sera in prefettura a Campobasso, dove si è riunito il centro coordinamento soccorsi. È stata una situazione molto delicata e pericolosa, secondo me più di domenica scorsa. Per il presidente della regione ci sono forti sospetti su un'azione preordinata. Nelle prossime ore le indagini potrebbero riservare importanti novità. Troppi focolai, ha spiegato il governatore, viene spontaneo pensare alla mano dell'uomo. E in vista dell'arrivo di un'ulteriore ondata di caldo, prevista già domani, Toma lancia un appello. Raccomandiamo la massima prudenza e attenzione a tutti, anche perché con queste temperature una disattenzione può attivare un incendio con conseguenze drammatiche. Intanto si raccolgono i cocci e si cerca di tornare alla normalità. Ferrovie fa sapere che è ripresa la circolazione sulla linea adriatica Pescara-Foggia tra Chieuti e Campomarino dalle 23, dopo che era stata sospesa alle 17. I treni a lunga percorrenza hanno registrato ritardi e deviazioni di percorso. Nessun treno regionale coinvolto. Per garantire il servizio durante l'interruzione sono stati attivati 37 bus sostitutivi. L'impresa ferroviaria ha fornito assistenza ai passeggeri interessati, distribuendo generi di conforto nelle stazioni di Ancona, Bari, Foggia e Pescara. Informazioni diffuse nelle stazioni sui canali informativi delle imprese ferroviarie.